Ringrazio anch'io dell'invito. Paola, come nel suo carattere, si è fatta fortemente supportare tecnicamente, è arrivata molto preparata e ha lanciato avanti la palla, ma io credo che sia bene lanciare avanti la palla, perché alcuni temi stanno diventando ineludibili, per cui io personalmente dichiaro fin da ora la disponibilità e l'interesse a condividere un processo di riflessione tra le casse e gli enti, sui principi di autoregolamentazione, magari coinvolgendo anche gli advisor, coinvolgendo, come dire, i tecnici oltre che gli uffici interni degli enti. Io credo che ci sono due problemi, uno che sono strettamente collegati fra di loro e non scindibili. Uno è il problema della governance politico-finanziaria degli enti, l'altro è il problema della quantificazione, della qualificazione del rischio e della implementazione degli investimenti. Questi due temi sono strettamente collegati e inscindibili e tenterò di spiegare dal mio punto di vista perché. Partiamo dal profilo della governance. Stamattina sono state dette molte cose secondo me interessanti. Gli organi degli enti sono organi elettivi, hanno una missione fortemente affidata dagli iscritti attraverso un processo democratico elettivo. Gli iscritti chiedono ai loro organi, ai presidenti, non solo di governare i patrimoni finanziari, ma di indicare una visione di futuro della categoria, di futuro previdenziale, nel mio caso di futuro anche del sistema degli ammortizzatori sociali, del welfare, dei controlli. Questa visione è una visione politica, questa visione spetta alla politica, se no bisogna cambiare il sistema delle elezioni degli enti, delle leggi che sovrintendono agli enti. Quindi io ritengo che gli organi collegiali debbano essere non dei tecnici ovviamente, ma debbano avere una grande capacità di visione futura, perché se è importante, come dire, far rendere il patrimonio con un rapporto rischio-rendimento assolutamente accettabile per la tipologia del denaro che gestiamo, è altrettanto importante capire come si evolve la platea di una categoria. Capire come si evolve la proiezione attuariale, capire dove ci sono i rischi e dove ci sono le necessità, in quale area, come dire, temporale, eh? Capire se c'è un sistema legislativo che si evolve a favore o contro una specifica dinamica, capire che cosa succederà alla professione degli architetti e dei giornalisti o di qualsiasi altra nei prossimi 10 anni. Tutti questi elementi poi si sostanziano anche negli investimenti, ma sono elementi imprescindibili, perché se noi svincoliamo il ragionamento di politica finanziaria, di politica di orientamento e guardiamo solo all'investimento, facciamo qualcosa magari di utile, ma che non sta nel quadro del mandato che abbiamo. Sull'altro piatto della bilancia, ecco, concludo velocemente su questo tema. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sostanzialmente varato un codice di autoregolamentazione, cioè un regolamento finanziario. Lo abbiamo fatto, come dire, pronti anche in futuro a rivederlo se ci fossero delle evoluzioni, lo abbiamo fatto attraverso il lavoro dei nostri uffici con dei consulenti esterni e attraverso il vaglio del CBA. In questo regolamento, lo dico molto brevemente, noi mettiamo in assetto i poteri del Presidente che sono affidati statutariamente, quelli del CDA, il processo, sottolineo, il processo di costruzione dell'asset allocation, non l'asset allocation, e quindi l'incrocio tra studio attuariale e asset allocation e tra visione politica di evoluzione della platea. Abbiamo messo in assetto questo, il ruolo dell'attuario, il ruolo dell'advisor, tutto è stato definito con una certa precisione. E anche il ruolo degli uffici interni all'istituto, che è un ruolo non indifferente. Mettendo in asse questi elementi, noi abbiamo creato una trasparenza e una pulizia di processo, secondo me, assolutamente indiscutibile. Poi possiamo aver sbagliato sicuramente qualcosa, ma il processo è evidente e chiaro in tutti i suoi passaggi. Sull'altro piatto della bilancia c'è il sistema dei controlli. Ora io personalmente, come ho detto più volte, accetto assolutamente la sfida del controllo, anzi io voglio essere controllato, perché voglio condividere con chi mi controlla, cioè col sistema pubblico, e direi che non dovremmo, come dire, deprimere, scusate la battuta, oltremodo i ministeri vigilanti, cioè il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Economia sono i nostri interlocutori. Poi, se vogliamo ragionare di soggetti ulteriori di controllo, ma partiamo da quelli che ci sono, che sono molto rilevanti, no?
Allora, io accetto la sfida, dobbiamo capirci molto bene, a mio parere, su che cos'è il controllore e che cos'è il controllato, e qui richiamo il professor Pace, secondo me sta proprio qui il problema. Il problema è il profilo del controllore e il profilo del controllato. Se il profilo del controllore è tecnicamente, giuridicamente all'altezza e il controllato è in grado di fornire una trasparenza e una chiarezza di documentazione sufficiente, la cosa si fa abbastanza semplicemente, a mio parere, eh? Non servono strutture mostruose. Allora, il profilo del controllo, secondo me, è un profilo di controllo che va sul rischio, sulla costruzione dell'asset. Perché sono d'accordo con chi dice stiamo attenti a escludere una classe, un prodotto rispetto ad un'altra? Perché non c'è niente da fare, il concetto di diversificazione, il concetto di costruzione dell'asset si tiene se noi abbiamo una visione complessiva, e quindi lo stesso rischio del prodotto private equity, per fare una citazione, è come dire, si spalma, si diversifica, si attenua, no, queste cose le sappiamo, ma se devo essere controllato, devo essere controllato nel mio complesso e nella mia capacità complessiva di lavorare. Devo anche essere stimolato, se ho degli squilibri, sulla linea storica dei miei investimenti, per esempio sul peso dell'immobiliare. Allora, se il profilo del controllo è questo, noi possiamo fare un ragionamento molto serio e una condivisione, avere una condivisione molto forte con chi deve vigilare sul patrimonio che abbiamo, sul piano del rapporto rischio-rendimento. Questo è possibile, secondo me è addirittura auspicabile, e quindi, andando velocemente a chiudere, io direi, se devo guardare il futuro ottimisticamente, vedrei un sistema in cui vengono fortemente triangolati tre aspetti. Una linea chiara di governance politica scritta, sottoscritta, approvata dagli organi statutari dei singoli enti, meglio se condivisa tra di noi. Una linea molto chiara sul profilo dei controlli, e quindi una condivisione del rischio rendimento, e poi una capacità di interpretare e di intercettare le nuove visioni del mercato che ci sono. Qualcuno ha richiamato i fondi immobiliari, noi su questo stiamo facendo molto, ma insomma, per esempio, la visione dinamica dei patrimoni immobiliari è un grandissimo tema, eh? Parlo per casa mia, cioè, noi siamo nati oltre 100 anni fa, io credo che in 100 anni abbiamo venduto 7 immobili, insomma, no, non va bene. Una visione statica del patrimonio, una visione di stratificazione costante dell'esistente, non è corretta, ma lo sappiamo tutti, sappiamo anche che ci sono delle resistenze tra colleghi, cioè, voglio dire, i problemi sono grossi, però una visione dinamica del patrimonio immobiliare è fondamentale, è una sfida rilevante per il futuro. Ci sono nuove modalità di investimento, sono state richiamate. Ecco, se noi incrociamo questi tre elementi, secondo me, noi non dico che azzeriamo, ma sicuramente attenuiamo in modo fortissimo non tanto la discrezionalità nostra, quanto la possibilità di un sistema di penalizzarci, e quindi in un sistema condiviso di responsabilità noi facciamo l'interesse dei nostri iscritti. Bene,